Oh wow, 175.800. Zio Billy quanto è grande. Io spero vivamente di riuscire a catturare sta bestia. Bello. Non l'ho mai incontrato sto palco, questo è nuovo. Signor boss, buongiorno, guardalo quanto è grosso. Hai capito il lezzone? Bello. Ma che è sta roba? Il nuovo a 1045, lo voglio. Wow, Gianbrunilde. Ok, meglio non romperle le palle allo stato attuale. Chissà che cosa non mi serviva. No, 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 non esagera. L'hai qua. Ah, cos'è sto scorpione stranissimo? Non era una critica, non era una critica. Salve a tutti, io sono DeLonGamer e bentornati su Palworld. Beh, come avrete notato figlioli, in queste settimane gli episodi stanno uscendo con minor frequenza. Più che altro perché A, ci stiamo avvicinando alla fine della serie, le cose che possiamo fare si stanno riducendo ogni episodio. E B, ho notato che gli episodi stessi stanno andando abbastanza maluccio. E pertanto, come ho detto, sì, lo farò uscire con minor regolarità. Allora, prima che ve lo domandiate, è esattamente come sembra. Se sono un uomo e trovo un cannone, mi metterò in questa posizione e farò un selfie, anche se avrò 70 anni, porca la miseria, è una questione di principio. Allora, fin dal primo episodio ho involontariamente raccolto un sacco di oggetti ottenuti sconfiggendo i PAL. E per tutte queste puntate il gioco li ha definiti oggetti di valore che possono essere venduti a buon prezzo a un mercante. Ora li ho accumulati tutti. Voglio vedere effettivamente a quanto li possiamo vendere. Saranno un grande affare oppure una gigantesca truffa come teme il telò. Oh wow, 175.800. Hai tutto il gioco, questi sono i soldi che ho accumulato e... wow. Ok, ok, gioco. Improvvisamente ti credo, ma pop una cifra. Salve signore, lei è quello che vende l'olio di PAL? Olio di alta qualità, perfetto. Ma ne ha in quantità virtualmente infinita. Grazie, lei è un ometto molto ma molto gentile. E... bah, il resto direi che non mi serve. E il tizio che vende i PAL invece ha il Surfent di terra. Non l'ho mai incontrato. Lo possiamo catturare normalmente, è un PAL livello 31. Avete delle cifre veramente esorbitanti per dei PAL che non sono effettivamente nulla di speciale. Allora, mi trovo nel deserto più che altro perché voglio fare una follia. Da queste parti, oh zio Billy, una cagata in mano, ci dovrebbe essere un Suzaku di... oh, porca miseria. No, non voi, scusate. Un Suzaku di livello 45, Alpha Edition. Ora, già i Suzaku normali mi fanno tirare un bel po' di porchi. Tuttavia, volevo sostituire il nostro Beacon, che è stato un valido alleato, non mi posso lamentare. Però ogni tanto ci sta a cambiare, per quanto Beacon è elettrico e Suzaku è di fuoco. E siamo pieni zeppi di PAL di fuoco. Aha, trovato. Ok, mi avete dato effettivamente... le indicazioni stradali corrette. Aspetta, che livello è? 45, grazie gente, io sono solo livello 42. C'ha 4.200 di vita. Ok, Beacon, mi sa che dovrò fare affidamento su di te, perché non so se il resto della nostra squadra può attaccare un PAL volante. Ed è l'occasione giusta per inaugurare le ultrasfere. Yeeey. Trattengo attento le... oh, non gli sto facendo niente. Beacon, mi auguro davvero che i tuoi attacchi siano migliori dei miei. Oh, qua passeremo un bruttissimo quarto d'ora. Ok, no, non grido al miracolo, aspetta. Schiviamo i suoi attacchi, aiuto. Zio Billy quanto è grande. Io spero vivamente di riuscire a catturare sta bestia. Oppure sprecheremo un sacco di munizioni e un sacco di sferette. Oh, non è poi così malaccio, gli abbiamo già tolto quasi 1000 di vita. Ok, Beacon ha visto giorni migliori. Perché ce l'ha con me? C'è sto Suzaku che punta decisamente me. Cioè, iniziamo subito attaccando un PAL di livello decisamente troppo alto. Questa l'ho sentita, ma giusto un attimino. Oh, Beacon resiste bene. Signora, signora, stia ferma, non rompa le balle. Mi sa che il mio fucile a doppia canna è l'arma più inutile della vita. Ok, gli abbiamo quasi tolto metà della vita. Io continuo a caricare i colpi, sperando di non colpire Beacon. Signori, cosa voi state facendo? Mi sa che ho colpito Beacon. Ho chiaramente colpito Beacon. Però sta rigenerando anche la vita, che non è la cosa peggiore. Ho finito i proiettili. Bene, cosa è all'attacco? Con la balestra. Ma ha cucinato male la pazonza. Oh, c'è gli uragani di fuoco. Porca la miseria, Beacon. Ok, gli ha fatto un sacco di danni, ma non tanti quanti temevo. Ok, il mio scudo è completamente andato. Se lo attacchiamo a ripetizione è praticamente fatta. Peggiore delle ipotesi, lo ammazziamo. E chi si è visto si è visto. E che io vorrei buttarlo nella sferetta. Dai ciccio, gli resta meno di 1000. È praticamente fatta. Io sono leggermente infuocata. Non in senso buono. Non in senso buono. Perché non ho PAL per curarmi. Ok, Beacon è leggermente in pericolo. Ok ciccio, dammi ancora un aiutino e poi è fatta. Dammi ancora un aiutino e poi ti despawno, anche perché mi servi per tornare indietro. Non c'ho voglia di restare qua da solo. Dai che meno di 300, dai che meno di 300. Beacon, Beacon rientra, Beacon rientra. Ok, 2%. Ci vuole il big bucozzo per sperare di catturarlo senza... ok vai, ok vai. No,
Per un secondo ci avevo sperato. Ti prego, queste sfere costano un botto e mezzo. Suzaku, hai rotto i maroni? Entra nella sfera, non fare il gradasso. Sì, 100%. Oddio mio, abbiamo Suzaku Boss Edition. Non ci credo mai nella vita. Ok, mi ha richiesto 6-7 sfere. Non lo so nemmeno io. Abbiamo level upato? Non lo so, ci ha dato uno sfacelo di punti esperienza. Ma ancora non ho raggiunto il livello 43. Ah, ammettiamolo, andare in giro cavalcando un boss deve essere una figata di proporzioni bibliche. Ne approfitto intanto per recuperare un po' di carbone, visto che siamo da queste parti, perché Papino avrebbe bisogno di un bel po' di metallo raffinato. Uovo di fuoco. Dicevo, di un bel po' di metallo raffinato. Ciao, piccolino, vieni da Papino. Wow, è gigantesco. Mi domando quale pal contenga. Ne ho già recuperati altri da queste parti, per dover di cronaca. Intanto ho catturato un altro Dazzi. Ah, era esattamente quello che mi mancava. Perfetto, gli altri li possiamo trucidare senza il benché minimo rispetto. Non mi metto neanche a sprecare le ipersfere. Ok, giusto tu, giusto tu, giusto tu per simpatia. Oh, avete rotto le palle. Emo, basta veramente. Mi danno i cosi di elettricità. Perfetto, l'altro Dazzi l'ho catturato. Mi servono per le lampadine. Che cosa buona e tanto giusta. Entra nella sfera o giuro che ti sparo. Brava. Allora, quest'oggi non mi dispiacerebbe visitare una sorta di santuario WWF degli animali. Troppa roba, troppa roba, troppa roba. Ah, troppa roba, un cocchio. Io c'ho i level up. Ok, ora siamo giusti. Yay. Sì, ma un mobotta veramente però. In cui mi avete detto potrei riuscire a trovare dei pal unici. Ci saranno soprattutto i pal che normalmente incontriamo solamente in versione alfa. Ragazzi, c'è una grotta. Sprechiamoci tipo 5 secondi, è un bel po' che non entriamo in una grotta. Di sicuro non sono mai entrato in una del bioma desertico, quindi potrebbe accadere di tutto. Tendenzialmente moriremo fra atroci sofferenze. Perché quando entro io in una grotta non c'è tipo... Oh merda, oh merda, no 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 no, ho cambiato idea, signore. Io mi sono bloccato, oh wow, mi hanno cucinato alla grande. Ok, no, no, cattivi, morite, c'è male, ok, ammazzato. Aio, sono tutti triggerati malissimo questi. Chi è sta gente? Ok, mi hanno dato almeno degli organi di fuoco, meglio che nulla, ma io sto ancora bruciando fra atroci sofferenze. Quanto ci vuole rigenerare il mio scudo e che stracocchio. Ok, cerchiamo di raggiungere il boss di zona senza perdere troppo tempo. C'ho paura io adesso. Ho trovato dei Leeds Punk, i punk lezzi di tipo fuoco. Salve signore. Beh, lei dovrebbe entrare nelle mie sferette. Non dico al 100%, ma quasi. Forza, non fate i ribellini solo perché siete di fuoco. Ho detto, non fate i ribellini solo perché siete di fuoco. Gli Inciniram. Li ho mai incontrati allo stato brado? Porca miseria, entra nella sfera, dicevo. Li ho mai incontrati allo stato brado? Ci dovrebbe essere anche una loro versione unica. Ehi. No, non credo. Aia. Sono super incazzati con la vita. Entra nella... Oh, sferetta. Non voglio spawnare Bush o compagnia bella, perché di sicuro finirebbe per ammazzarli. Per fortuna che ho la pistola Uber Rare Edition. Peraltro, in realtà, questo progetto della pistola sembrerebbe essere molto, ma molto difficile da ottenere. Oh, miseriaccia. Se li catturiamo, otteniamo uno sfacelo. Entra nella sferetta. Ah, yeah, di esperienza. E voilà, altri 14.000. La barretta è quasi piena. Aspetta, qualcuno ha costruito una città qua sotto? Scusate. Mi date le indicazioni stradali per il boss più vicino? Oh, miseria. Cos'è? Cosa sei? Non riesco a leggere il tuo nome. Peering Noct... Non lo so che cocchio... Ah! Cosa cocchio tu sia? Ma ti porto via. Bello! Non l'ho mai incontrato, sto pal. Questo è nuovo? In versione Noct non ho incontrato neanche il Peering Standard. A meno che non mi sono... confuso. Entra ora nella sferetta e non rompere le balle. Devo portarli più vicini alla premorte. Ma vabbè, dettagli. Aiuto, tutti i ribelli. Basta ribellarsi. Ok, quello è entrato. E anche l'altro. Olè. No, aspetta. Finalmente abbiamo levelappato. Levatevi, maledetti piromani del manga. Quanti proiettili ho ancora, non troppi. Ok, devo uscire da questo posto il più rapidamente possibile. Di certo non ne ho abbastanza per affrontare il boss della zona. Ciao gente, che fate di bello? Vi divertite? Ok, devo sparargli con la balestra. Non ho altro lo stato attuale. Boshe, Bushino caro, vieni a darmi una mano, perché sti punk lezzi, altrimenti non posso catturare. Wow, Bushi! Bushi, hai un po' esagerato, ciccio? Ok, proviamo a catturarli. Zio Billy li ha letteralmente devastati. No, aspetta, Bushi. Va bene così, fammi catturare i punk lezzi e vi sarò tutti felici e contenti. Entrate nelle sfere, bastardi! Ok, mi hanno trucidato malissimo, però sono riuscito a farli entrare. Abbiamo già risalito buona parte del livello 43. Evitiamo di rompergli ancora le palle, perché io sto cercando il boss per farmi teletrasportare fuori da codesto luogo di perdizione. Quello che mi fa girare le palle è che ero pieno zeppo di proiettili.
Metal Armor Schematic, non mi serve a nulla. Ormai abbiamo le armature di metallo raffinato. Oh, wow. Ok, mi sa che abbiamo il Punk Lezzo di livello 37 che si definisce da solo un genio. Sono contento per lui. Allora, Bushino, vieni a darci una mano. Fa danni di tipo oscuro, il che potrebbe essere un bel problemone. Allora, io mi libero dei Punk Lezzi standard. Tu attacca il boss. Io attacco i minion. Ecco, l'ho ammazzato per errore. Ah, Bonnie. Ok, quello l'abbiamo catturato. Mi consolo, piano. Ah, volevo tirargli una sferetta. Vabbè, non importa. Signor boss, buongiorno. Guardalo quanto è grosso. Hai capito il lezzone? Wow, Bushi. Bushi, ci sei andato troppo pesante, ciccio. Di questo passo me lo ammazzi per davvero. Oh, c'aveva il cugino. Ok, cerchiamo di concentrarci sul boss. Wow. Ok, gli sto facendo un sacco di attacchi critici direttamente io. Allora, prendimi la sfera quella più rara. Senti, ti ho tirato una ultra sfera. Costa un botto se me la fai sprecare. C'hai la nonna un po' trota. E... posta? Grazie signore, lei è un boss molto gentile. Oh, perfetto. Ok, vediamo di tornare indietro. Queste grotte sono decisamente da porco supremo. Ok, apri uno, apri due. E... Aspetta, dopo voglio vedere che progetto è. Ah, esco dalla grotta e ti trovo una chest. Grazie. Con la gigasfera e una chiave argentata. Allora, sì, vediamo di ritornare alla nostra base perché abbiamo un po' di uova da controllare, in effetti. Non c'è un teletrasportatore in zona? Ce ne sarebbe anche uno qui se non voglio rompermi troppo le palle. Lo ammetto, è stato un viaggio più lungo del previsto. E voilà, grazie, questa è la mia fermata. Allora, vediamo un po' quali palle sblocchiamo di bello. Cristoforo Colombo mi ha fatto prendere un colpo assurdo. Dicevo, dalle uova, che cocche ci fai tu qui dentro, ma vabbè, dettagli, che ho... messo nell'incubatrice lo scorso episodio. Ragazzuoli, mi serve un tipo una marea. Aspetta, facciamo una cosa tattica. Metà di qui e metà di qua. Di lingotti di metallo raffinato. Sì, sono leggermente sovrappeso. Ma questo libro è rarissimo. Mi permetterà di ottenere dei punti tecnologia. Due punti tecnologia. Tranquillo che li andiamo a spendere nel giro di 1,8 secondi. No, Lanino, procedi per gradi. Allora, questo spero che sia un pal raro che non abbiamo mai trovato prima d'ora. Non riconosco più le uova. No, sono le uova dei Shadowbeak. Mi prendete in giro? Pensavo fossero nuove uova. Beh, Yormuntide, questo è nuovo. Che boia è, sembra una specie di drago. Bello lui. Due Yormuntide. Aspetta, quindi anche questo è uno Yormuntide. Ciccio, che stai facendo lì sopra? Non c'è neanche bisogno adesso? Mi servivi in altre occasioni? Bene. Allora, fatemi mettere intanto quest'altro uovo da 50. No, questo non mi serve più. Ciccio, che cocchio ci fai qua? Ah, sei buggato. Ok, dopo ti sbaggo io. Per adesso lasciamo stare. Ok, i ragazzuoli stanno producendo i lingotti. Bravi figlioli. Ok, andiamo a controllare le nuove reclute, ovvero questo Yormuntide. Bello! Ma che è sta roba? Watering di livello 4. Il primo pal decente di acqua. Peccato che sia di livello 1, quindi mi tocca addestrarlo se voglio portarlo via in battaglia. Che figata assurda. Come non detto, non posso portarlo in battaglia perché ha attacchi meno 20%. Ti sto un attimino odiando, ciccio. Questo invece ha difesa meno 20%. Zio Billy, questo non è male. E addirittura work speed più 50%. Oh, finalmente una buona notizia. Ayo! Il gatto mi è salito sopra la gabbia, non si può fare quelle cose. Sti gatti di M, facciamo finta di nulla. Gente, come procede da queste parti? Allora, aspettate che recupero la farina. In verità credo che possiamo produrre quantità spropositate di grano. Non esageriamo perché poi non posso trasportarlo in giro. Ecco qua, bravi ragazzuoli. Se mettessimo qua Yormuncoso, sicuramente sarebbe in grado di irrigare anche i campi più rapidamente. Ragazzi, siete indietro con tutto, datevi da fare. Dobbiamo anche piazzare, messo proprio in un punto volgare, gente, un logging site, ovvero la zona in cui loro possono raccogliere la legna, perché gli alberi che abbiamo qua non ci bastano più e siamo a corto di legna. No, la pietra non è un problema perché ne abbiamo 9374. Quindi, sì, la situazione come al solito è degenerata. Succede sempre così quando si tratta del telone. Sempre così. Ad ogni modo, visto che abbiamo level upato, cosa ci sblocchiamo di bello se non... Wow! L'iperscudo? Questo mi servirebbe proprio una cifra, ma no! Deve essere craftato alla catena di montaggio di livello 2, che richiede 100 lingotti di metallo raffinato. La fetta di culo basta che mi domandi se la vuoi, eh? Ci sono problemi. Questo invece richiede 30 parti della civilizzazione antica e 100 frammenti di Paldium. È più onesto lui? Poi abbiamo il banco da lavoro elettrico per le medicine. Ma si craftano una volta all'anno? Ma,
Non è che i palsi fanno male ogni 5 secondi? E il fucile Pump Action. Che richiede comunque 30 lingotti di metallo raffinato, eh. Non è che te lo regalano col Dixon. E potremmo avere i lampioni. Aspetta un secondo. Un sistema serio di illuminazione esterna in questo gioco sarebbe decisamente molto ma molto comodo. Vediamo un po' di cosa si tratta. Oh, abbiamo il lampione doppio, quello stiloso. Doppio vuol dire che molto probabilmente fa molta più luce. Oddio, finalmente luci nelle zone esterne. Ragiona, Lonino. Ci servono assolutamente, perché di sera in sto posto non si vede uno stracavolo di nulla. Non tanto di qui. Nell'altra base è un casino di proporzioni bibliche. Ciao ragazzi, che fate? Siete tutti bloccati malissimo perché siete degli imbecilli di proporzioni bibliche? Lo so, sono cose che capita. Oh, porca miseria, ce n'era un altro? Mi sa che un altro Jormuncoso. Bene, grazie del pensiero soprattutto. Allora, datemi mezzo secondo. Ferma lì, ciccia. Dicevo, datemi mezzo secondo. Qui non abbiamo le strade stilose, ma questo non vuol dire che non possiamo avere un po' di simpatici lampioni che vadano casomai a sostituire le nostre torcine, così di sera si accenderanno. Wow. Ok, lasciamo stare, Lunino. L'antica arte del fatti cavolacci tuoi e tutto ciò in cui devi credere. Ecco qua, altro doppio lampione. Mettimene un altro qua della zona di lavoro. Anzi, dovremmo mettere una bella cesta in modo tale che i pal non debbano sempre andare avanti e indietro. Senti, segnacolo qua dietro. Va bene comunque. E casomai stasera vediamo come organizzare il resto. Allora, storage. Mi ci metti una metal chest? Wow, siamo un po' giù di lingotti di metallo, ma da queste parti non è che raccogliamo in continuazione il suddetto metallo. Ragazzi, craftate la chest. Sapete perché? Perché è una paraculata. Io praticamente vado qui. Aspettate, vi dico di raccogliere. Siete in troppi, vi dovete levare dalle balle. Vi dovete levare dalle balle. Perché non dico raccogliere le risorse? Ecco qua, acquire. Ora siamo sovrappeso e letteralmente devo fare 2 metri. Dovevate davvero essere in mezzo ai maroni mentre mostravo la mia idea, che giustamente con voi in mezzo alle palle va un po' a rovinarsi. Ma vabbè, dettagli. Dicevo, faccio 2 metri per scaricare tutte le risorse, in men che non si dica. Anche qua 4600 di più. Avete capito il concetto? Wow, sono respawnate le roccine. Ah sì, ovvio che sono respawnate. Perché la nostra tartarughina sta andando a raccogliere roccia invece che minerali. Grazie tartarughina, ti voglio bene. Allora, datemi mezzo secondo, perché a sto punto prendiamo quello con abilità lavorative elevate e lo mettiamo al posto del nostro Gobfin. Oppure... ma sì dai, mettiamolo al posto, non è un problema, vediamo un po'. Wow, sto coso è grosso. Sto coso è veramente tanto grosso, però dovrebbe essere bravi. Sapete cosa? Gli possiamo dare un po' di compiti secondari, come ad esempio gli possiamo dire di craftare un po' di fibra direttamente qua, che fa sempre comodo. Non ho messo il campo di grano, ma per davvero? Ah, non mi ero accorto. Ciccio, hai sentito che stavo parlando male di te? Ti sei triggerato male? Ok, Ciccio, datti da fare. Io intanto controllo anche gli altri pal. Non ho controllato i Suzaku che abbiamo catturato prima, come ad esempio il Suzaku Boss. Ma poi è il Suzaku Boss? Ah, eccolo qua. Allora, sei solo Dragon Killer? Meglio che niente, immagino, effettivamente. I parametri sono abbastanza buoni e vi ricordo che lo possiamo potenziare. Ma la domanda da $1 milione è: mi conviene mettere un altro pal di fuoco quando ne abbiamo già 896,9? E il Litzpunk Boss Edition invece, meh, è un pal normalissimo, effettivamente nulla di che. La sua abilità, il suo sesto senso, gli permette di rilevare i dungeon. Ah, probabilmente si riferisce alle caverne che ci sono attorno a noi. E questo è il Pirin Noct. Ma è nuovo, è veramente nuovo, non l'ho mai visto all'interno del gioco. A meno che, come ho detto, non mi sto confondendo. Oh, abbiamo già recuperato una buona squadra. Questi altri Suzaku. Questo è molto bravo a lavorare. Potrebbe essere utile nel caso dobbiamo alimentare fornaci o altro. Ah, questo lo... lo portiamo via casomai. Ciao bellissima statua, come va? Tutto bene? Migliorami i pal. Ah ok, non posso migliorare i pal se non sono nella mia squadra. Quindi senti ragazzi, io provo. Dopo crafto anche la sellina per il Suzaku, che ovviamente è di livello troppo alto, ma casomai verrà depotenziato. Ok, a gioco non gliene frega più di tanto. Allora aumentiamogli. Come funzionava così? Ma come? Perché no? Perché non me lo fa? Aumentare? Gioco? Ah, perché le anime dei pal sono nell'altra base. C'hai ragione, sono rincoglionito io. Ok, tentativo numero 2, come non fosse accaduto nulla. Qui di anime, ok. Oh wow, quando abbiamo trovato le viola? Aspetta. Perché io Bushi lo volevo potenziare, però mi richiedeva anime viola. A vita è messo bene. Magari gli miglioriamo, quante me ne richiede? Una. Oh, ok, senti, miglioralo. Ora me ne richiede 2. Con le nuove anime sale del 3%.
come ho detto io, Bushi lo voglio da qua fino alla fine dei tempi. Magari non gli tocco troppo la difesa, perché lo possiamo cambiare con un altro pal in modo tale che rigeneri la vita. Però più 21% sono numeri che fanno eccitare il telone. Allora, ritornando a Suzaku, mi parte da 4200 di vita. Gioco, non potevi farmi mettere più cose in una volta sola risparmiandomi la fatica? No, ti faccio cliccare in 826 punti differenti. Ok, da questo momento in poi dobbiamo andare di anime medie dei pal. Eh beh dai, 4.800 già di base, attacco 518, potenziamolo adeguatamente più almeno un'anima media, sale a 5.95. Buono, 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 buono. Senti, ti butto sulla difesa perché a prescindere, diciamo che avere due pal forti, anche se entrambi sono di fuoco, ci gioverà e chi si è visto si è visto. Shadow Beak, sei salito a livello 36? Ah, perché abbiamo combattuto contro Suzaku, quindi si è cuccato 8 milioni di level up. Bello lui, piccolo adorabile sellino. Oh, sentite ragazzi, le anime dei pal ci sono? Vorrei testarlo. Ecco qua, e più avanti lo potremo anche cavalcare, quindi... oh, portiamolo via, voglio dire, comunque un pal con attacchi oscuri. Non avrà le statistiche degli altri ragazzuoli, ma diamogli un po' di tempo. Ha comunque un'ottima difesa, questo è poco ma sicuro. Ok, sono proprio felice dei cambiamenti che abbiamo fatto alla nostra squadra, Lonino. Lonino, hai ragione, non abbiamo craftato la sellina di Suzaku. Allora, andiamo, erca miseria. Spavento! Oh, porca la miseria, è successo di nuovo. Io non so esattamente dirvi quando avvengono questi misfatti, ma porca la miseria, di tanto in tanto io mi ritrovo la casa devastata. Vabbè, senti, metti una finestrella, non me ne frega più di tanto. Un coso triangolare lì e voilà! Come non fosse caduto nulla, a posto. Mi è partito un colpo così a caso. Allora, mi dicono dalla regia che per la sellina di Suzaku ci serve la pelle, i lingotti di metallo raffinato, 20 organi di fiamma e frammenti di paldium. Vabbè, oh no. Ok, ci vorrà veramente una vita. Io che speravo di partire all'avventura. Per dover di cronaca, è quasi sera, quindi... signori, facciamo che io continuo a craftare la sellina e domani mattina ripartiamo all'avventura della serie Ciaone. Ah, pensi, aspetta una cosa. Abbiamo che di richiedere dei proiettili appena possibile. Tanto lo sappiamo tutti che mi diranno, ma mi serve la polvere da sparo. Ecco, io intanto ho craftato la carbonella che mi serve anche per la... ma cocchio si chiama? Ah sì, la fibra in carbonio. No, vi giuro, ho talmente tante risorse da tenere a mente in sto maledettissimo gioco che il più delle volte mi si intrippano male i neuroni. Ciccio, di te non mi fido, tu vieni ad aiutarmi per 1,8 secondi e poi sparisci quando uno non se l'aspetta. Ok, ok, forse ho parlato troppo presto, grazie ragazzi. No, restate qui, mi servono i proiettili per la pistola. Sono giù di munizioni. Vi odio anch'io. Salve, sono il trone che ha passato l'ultimo quarto d'ora a tirar porchi. Signorina, cosa sta facendo lì? Scusi. No, vi giuro, si stanno buggando tutti. Non so cosa stia accadendo. Ce n'è uno buggato qua dentro, vediamo un po'. Ah, è riuscito a sbuggarsi, sono contento per lui. Wow, almeno mi avete craftato i proiettili. Ah, gente, mi ero dimenticato di controllare il nuovo progetto della armatura in metallo raffinato resistente al freddo di livello più elevato. Come potete vedere, richiede una quantità letteralmente doppia di risorse e non ho le sue relative statistiche, ma immagino che ci proteggerà decisamente molto di più. Se trovassi la stessa versione ma per il caldo, a quel punto immagino che diventeremmo inarrestabili. Ah, guardate una cosa molto poco interessante. Per riparare la nostra pistola, va che roba, 92 lingotti, 28 unità di olio di pal di alta qualità e tutte cose. Zio Pilli, gioco, cioè, datti veramente una calmata. Riparami il piccone che poi quando serve non ce l'ho. Tuttavia mi mancano ancora un po' di lingotti di metallo raffinato per fare la catena di montaggio di livello 2. Ma è qualcosa di cui ci possiamo occupare domani mattina. A proposito, come potete vedere, i lampioni fanno il loro lavoro. Non so perché la luce si accende così tardi. Oh, oh, wow, wow, wow. Aspetta, 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 che intanto vedo quali pal si nascondevano all'interno delle uova. Un Suzaku gratis. Se ne trovo un altro, ottengo un bel boost di esperienza. Qui sarà sempre Yormun coso, Yormun Tide. Ottimo, ottimo, ottimo. E questo è un ovetto normalissimo che ho trovato in giro, quindi sarà il classico pal di base, ovvero Selarei. Non ne avevamo bisogno. E sì, ovviamente nel frattempo ho craftato la sellina di Suzaku. Quando solo il sorge domani quando... cos'è che ho detto? Lasciamo stare che è meglio. Ah, a proposito, editando il video mi sono accorto che ho montato al contrario i comodini. Sì, ho montato al contrario i comodini. Ora ho capito perché non riuscivo a metterci dentro praticamente nulla. Gioco, ma non potevi mettermi, non lo so, un simboletto per farmi capire qual è il davanti e qual è il dietro? Cioè, Ark lo fa. Ark, che c'ha 8 miliardi 822 milioni di problemi, riesce a farlo? Mi aspettavo di meglio da te.
Qualcuno ha craftato cose nel frattempo. Guarda, 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 col potere del pensiero. Naruto mi ha fatto cagare in mano che te non c'hai idea. Ma è sorto il sole nel frattempo? Mi sa di sì. Ciccia, ciccia. Ormai hai perso la nottata di sonno. Non importa, torna a lavorare, donna. Signori, vi levate dei maroni? Grazie, molto gentili. Oh, abbiamo un bel po' di lingotti di metallo raffinato. Non ne posso craftare altri. Ragazzi, wow, sta scendendo un sacco la legna. Dicevo, craftatemi intanto un po' di carbonella, perché mi verrà richiesta tra 2 nanosecondi. Allora, direi che è giunto il momento di sostituire questa con la sua versione di secondo livello. Quanto... Oh mio Dio. È grande quanto... Oh no, è uber grande. Allora, datemi mezzo secondo, perché nel momento esatto in cui io distruggo questa mi riempirò di risorse. E giustamente... Ok, ho 36,8 tonnellate di roba, ovvero le sue relative materie prime. Mi ha ridato anche i lingotti di metallo raffinato. Ottimissima notizia. Ok, devo aver accidentalmente rimosso il pavimento senza rendermene conto. Vabbè, l'importante è che mi abbia ridato tutte le materie prime. Aspetta, ecco qua, pavimento ricraftato. E allora, facciamo come lo scorso episodio. Oddio, che casino. Semplicemente cerchiamo di metterla a parete, in fondo a parete. Cercherò di metterla dritta, non ci riuscirò, fallirò miseramente. È arrivata l'intera squadra all'improvviso. Stavo ancora controllando se fosse dritta, ragazzi, ma... Vabbè, voi intanto l'avete craftata, molto gentile da parte vostra. L'ho messa al contrario. La riporta. Dovrebbe funzionare comunque, non credo che per loro sia un problema. Ragazzi, iperscudo. Iperscudo assolutissimamente. Lo posso già craftare da solo. Va, che roba. Mi state dando una mano voi. Non ci hai dato sapere. Non importa, va bene così. Magari potremmo mettere 2 catene di montaggio per fare 2 progetti nello stesso momento. Ah, c'era Naruto che mi stava dando una mano. Me ne sono accorto adesso. Mi è salita una delusione incredibile. Allora, il nostro gigascudo aveva 540. Il nuovo ha 1045. Lo voglio. E ne avrò un sacco bisogno, ve lo garantisco. Ok, a cibo siamo ancora messi bene. Non sprecatemi la pizza che mi incacchio come una bestia, gente. Per il resto possiamo craftare qualche altro. Solo 4, che tristezza. Dicevo, solo 4 a sto punto. Circuiti stampati. No, ragazzi, qua veramente servite voi. Se non vi bloccate ogni 1,8 secondi. Dov'è Naruto? Naruto, muover culo, forza. Oh, grazie Naruto che ci crafta i circuiti stampati. E voilà, ottimo, ottimo, ottimo. Non ricordo neanche perché ci servissero, per dover di cronaca. Cos'altro dovevamo craftare? Ah già, lui, il fucile a pompa, che secondo me sarà una merdata di proporzioni bibliche e prenderà una delusione veramente assurda. Però, Nino, le armi si craftano all'altro banco da lavoro, razza di imbecille. Scusate. Allora, vediamo un po'. Ok, questo ha un aspetto molto molto serio, mi farà fuori metà delle mie scorte di metallo raffinato. Oh, lo potete craftare voi. Bravi, così io non devo rompermi le balle. Ed eccolo qua, fa 220 di danno contro i 190. No, davvero, i fucili sono una truffa. Io vado avanti con la mia pistola che fa 625. Ho capito che è leggendaria, è difficile trovare la versione leggendaria di ogni singola arma. Però Lonino, non c'hai munizioni. Gattaccio di M, ritorna nella gabbietta. Faccio prima a despawnarvi, per dover di cronaca. Ottimo, sono andato a recuperare la carbonella. Wow, adesso sì che craftiamo rapidamente la polvere da sparo. Quello che non ho mai capito è perché alcuni maledetti progetti non vengano presi in carico dai ragazzuoli. Poi di tanto in tanto ritorni e li hanno completati loro. Ah, beh, mi dicono dalla regia che abbiamo completato un'altra missione per levare la base. Bene, possiamo aggiungere un altro PAL. Costruisci la fornace elettrica. Non sapevo neanche esistesse, l'ho scoperto adesso. Ok, lasciamo che i ragazzuoli craftino tutto il necessario. Su Zachino, fammi salire a bordo. Wow. Ok, non è poi così tanto veloce, se devo essere onesto. Non è neanche poi così male. Di sicuro farà un bel po' di danni. Vediamo un po'. Wow, spawna dei tornadi di fuoco, credo. Bello lui. Poi c'ha il respiro di fuoco. Vediamo un po'. Uila! Ok, era un pal di livello 5. Era normale che lo avrei ammazzato. Ma insomma, ci siamo capiti. Peggiore delle ipotesi, possiamo davvero iniziare ad attaccare il prossimo direttamente cavalcando i pal. Sarebbe una figata di proporzioni bibliche. E poi c'ha la freccia di fuoco, vediamo un po'. Ah, è un attacco molto ma molto mirato. Perfetto. Non consuma neanche troppa stamina, per dover di cronaca.
Sudaku, scusa, ho sbagliato a cliccare. Porta pazienza, ciccio. Gente, avete craftato tutte cose. Bravi, figlioli. Ora craftate le munizioni per il fucile. Miseria ladra, richiedono i lingotti di metallo raffinato. In totale me ne faranno... Beh, 50 non sono male. Ok, divertitevi voi, gente. Sono arrivati tutti triggerati. Quando si tratta di craftare munizioni, si eccitano come non ci fosse un domani. Bravi, 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 sono fiero di voi. Hai fatto tutto, Arserk. Bravo, ciccio, sono molto contento. Ottimo. Allora, vediamo di equipaggiare sto fucile. L'ho equipaggiato. Wow, Gian Brunilde. Ok, meglio non romperle le palle allo stato attuale. E quanti proiettili c'ha? 8 proiettili. Bene, 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 bene. Allora, signori, che dite? Partiamo all'avventura? Voglio controllare effettivamente questa zona sacra del WWF dei PAL, dove molto probabilmente mi prenderò le peggio denunce. Allora, mi avete detto di partire da qui e si dovrebbe trovare più o meno in questa zona, al limite della mappa? Aspetta, ora che ci penso, credo di aver capito di quale zona parliate. Più di qualche volta mi sono accorto che c'erano delle isolette abbastanza bizzarre, con la conformazione molto inusuale. Ce n'è una anche nella zona iniziale, ora che ci penso bene. Ok, Suzaku, mi dai un passaggio? Grazie, molto gentile. Ah, per inciso, no, non si può raggiungere la zona dell'albero. Prima che a qualcuno venga la strana idea di suggerirmelo. Ciccio, non te lo volevo dire, ma la tua controparte elettrica era molto ma molto più veloce. O magari sono io che mi sbaglio, Però sì, non consuma tanta stamina. Ed eccoci arrivati nella riserva naturale. Cioè, scusate, riserva naturale, pieno zeppo di scheletri. Non è la cosa più normale, ma vabbè, non importa. Aspetta un attimo, ci sono dei tizi là sotto. Evitiamo di farci attaccare. Oh, Yormun Tide Ignis. Aspetta, è la versione fuoco del PAL che abbiamo ottenuto dalle uova. Livello 42. Forse potremmo catturarlo. Evitiamo di farci attaccare, magari. Ok, stamina recuperata. Vediamo un po'. Un Incineram Noct. Ok, sentite, io provo a scendere. Una prova veloce la faccio. Com'è? Attività criminale. Aspetta, ma non possiamo catturarli? Io dicevo per dire. Oh, e questi sono i fiori, quelli beautiful, quelli belli. Ok, allora tienimi fuori. Le ultrasfere. Nel frattempo, durante la notte ne avevo craftate altre. Salve signore. Aspetta, inauguriamo il fucile, vediamo quanti danni. Oh wow, gli facciamo un sacco di danni. Aspetti, non si arrabbi. Oh, piano. Piano, non esagero. Ok, no, sei troppo potente, vediamo di sparargli con la pistola. Porca miseria. Aspetta, l'abbiamo incendiato di brutto. Oh, un 25% di partenza non è niente, ma... Entra nella sferetta, ciccio. È molto ribellino, in effetti, Dai! Ok, 100%. Wow! Questo lo voglio testare appena torniamo indietro. Ma cosa vuol dire che se mi vedono catturare un PAL in questa zona mi arrestano? E io che ne sapevo che il pubblico non potesse entrare in questa zona. Di certo non i cacciatori. Oh, per fare una minchiata, vero? E sia draconico che di fuoco. E il problema è che c'è il cugino in parte. Se questi mi attaccano, Feneda. Senti, anche il mio Suzaku è di fuoco, quindi chi se ne frega, signore? L'ho mancato clamorosamente. Non ho finta di nulla, signore? Ah, ok, non riuscivo a colpirla. Porti pazienza, non attacchi me, che tanto c'ho lo scudo quello bello, nuovo e faigo. Oddio, chissà che cosa non mi serviva. No, non esagera. L'hai qua. Ah, ma... No, ritorna. Devo tirargli la sferetta! Suzaku è dentro? Credo sia dentro, non lo so nemmeno io. Ok, mi ha fatto decisamente troppo male. Oddio, l'abbiamo catturato prima un po'. Sembrava troppo bello per essere vero. Ciccio, non ne ho tante e costano. Non ne ho tante e costano. Ti prego. Sì! 100%. Ok, ottimo. Non ci sono esseri umani, quindi come ho detto, se non mi vedono, forse, posso continuare tutte le mie varie attività criminali. Ok, utilizziamo ancora il fucile, non si incazzi. Ah, non ho lo scudo. Non ho lo scudo, potrebbe... Wow! Ok. Ragazzi, mi devo ricredere. Questo fucile non è decisamente niente male. Aspetta, non gli vedo la barretta. Non gli vedo la barretta, santo. Ok, tiragli una sfera. Aia, questa l'ho sentita tutta. Provo a sparargli un paio di... Ok, ora era bassa. Ora era veramente tanto bassa. Signore, ti faccio i cavolacci suoi che è di livello 45. Dai che c'entra. Olè. Bene. Sono diventato un cacciatore di Frodo Baggins. Ma vabbè, dettagli. Allora, ho trovato un progetto, ma nulla di spaventosamente utile. Ciao, Incineram Noct Edition. Come va? Tutto bene? Ti cucchi le fucilate in faccia? Sono cose che capitano. Beh, ma continuiamo con la pistola. Trappa. No! Ho appena detto non troppo, signore, mi perdoni. Mi sento un po' in colpa. Oh, va che la Gian Brunilde c'ha una tenuta di strada che è veramente incredibile. Oh, lei ti scala tutto, non guarda in faccia nessuno. No, ok, magari non ho raggiunto la zona più furba del circondario. Non ci sono troppi PAL?
Ma sono veramente dei palle esclusivi. Ok, c'erano i tizi qua sotto, quindi non andiamo a rompergli gli zebedei. Nel frattempo ho trovato un altro Yormuntide Ignis di livello 45. Ricarica, ricarica, ricarica più rapidamente la prossima volta. Wow, bravo, ragazzi, siamo troppo potenti e devastanti. Catturalo, catturalo. Oh, miseriaccia. No, 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 non avete visto nulla. Entra nella sfera, fetente. Entra nella maledettissima sfera. Ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, che me ne devo andare. Dai, sali barretta, sali di più barretta. Ti prego, ti prego, ti prego, che mi catturano. Sei, ok, a posto. Via di qua. E poi cosa succede se mi danno la caccia? È una domanda legittima, in effetti. Mi sono laggiù. Peraltro sono di livello 44. Un King Paka di livello 43. Ah, ok. Quindi anche i PAL standard o i boss spawnano a livello più alto. Ci sono anche delle chest rarissime. Contengono del loot veramente molto buono. Aspetta che io intanto continuo anche a raccogliere i fiorellini. Perfetto. Credo che loro tuttavia mi attaccheranno a prescindere. I PAL intendo. Quella barretta con scritto attività criminale mi sta mettendo un'ansia assurda. Altri manuali. No ragazzi, qua posso sbloccare i big progetti se queste chest respawnano. E vittoria assicurata. Con tutti sti PAL di fuoco, se avessi avuto un PAL di acqua adatto, avremmo fatto veramente faville. Aspetta, aspetta, questo, che i tizi sono spawnati là dietro. Ciao. Ui. Aia, sei triggerato malissimo, ciccio. Nah. Sei buono che ho ucciso tuo cugino per errore prima? Quindi entra nella sferetta e prometto che andrà tutto bene. L'ho detto, vuol dire che non andrà tutto bene. A posto, 100%. Se nuove sferette costano, ma valgono tutti i soldi spesi. Ok, devo verificare una teoria. Sapete molto bene che a un certo punto i PAL despawnano non appena tutti allontani. Tipo laggiù ci sono tre cosi di fuoco e... Despawnate quando avete un secondo, grazie. Perfetto, sono spariti tutti. Ora, se io ritorno nella stessa identica zona, i PAL che incontreremo saranno differenti o saranno esattamente gli stessi? Beh, questi non stanno respawnando. Quindi se vogliamo fare uno shuffle, magari se siamo fortunati. Beh, ovviamente non è che spawneranno a prescindere PAL non previsti in questa zona. No, non avete visto nulla. Aspetta, 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 fammi scendere qua, va bene comunque. Certo che ci avete un campo visivo di M, ragazzuoli, eh. Perfetto. Uno zaffiro e un pendente che aumenta la difesa. Oh, bene. Cioè, se respawnano le chest ci trovo la quantità in mani di oggetti. Però vedete che funziona? C'è un Verdash di livello 41 e un Warsack di livello 40. Ma dai! Ma è troppo una figata assurda. Peraltro, non per dire sviluppatori, ma sti fiori sono... sono grossi. O è la John Brunilde che è veramente proprio tanto piccola. Non lo so, entrambe le cose sono equamente probabili. Ciao, Verdash. No, va tutto bene, piccolo stellino. Non sono proiettili. In realtà, sono vitamine al piombo. Non ho proiettili infiniti, aspetta. No, 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 per le palle. Porca la miseria. Cuccati proiettilino ed entra nella sferettina. Verdash di livello alto magari ci può servire per difendere meglio la base in caso di necessità. Perfetto. No, Warsack. No, 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 no. Ciccio, vieni e dammi una mano perché... Ah! Caccia la miseria. Non posso continuare a farli fuori tutti io o finiamo le munizioni. Warsack è un PAL molto resistente, quindi Suzaku lo può attaccare liberamente. Vai, Suzakino! Fagli il culo! Wow! Ok, mi piace quello che vedo. Ecco, magari un paio di fucilate. Non riesco a avvicinarmi dietro la schiena. Aio! Dietro la schiena gliele tiro anche io. L'ho mancato clamorosamente. Ok, perfetto. Un paio di proiettili amichevoli. Era in fin di vita. Era molto, ma molto in fin di vita. Entra, ti prego. Bravissimo, Warsack. No! Cattivo Warsack, scendi dall'albero. Questa volta ha funzionato e Warsack dice... Sì! Perfetto, perfetto. È letteralmente il mio secondo Warsack. Oh, ma ciao piccola chest. Per adesso ho trovato tutti i progetti di un certo livello... Se vogliamo essere onesti, peccato che siano per accessori e altre cose che... Oh mio Dio, cos'è che sei tu? Menasting? Cos'è Menasting? Ma sei stranerrimo! Ciao piccolo stellino, cos'è sto scorpione stranissimo? Non era una critica, non era una critica! Porca miseria, mi stanno per attaccare? Non è che stavano per litigare tra di loro? A chi ha attaccato? Ah, Suzakino ha attaccato! Aspetta, mi ero neanche accorto che Suzakino fosse qui! Aspetta! No, no, no! Non vi danneggiate che sto palmi... Hai rotto i maroni? Hai rotto veramente i maroni? Entra nella sfera, ne abbiamo già parlato? Ok, ok, ce la faccio, ce la faccio, ce la faccio. 50... Allora, aspetta, ti sparo un paio di volte. Non to... Dove siamo andati? Mi sono compenetrato malissimo. Ho visto cose per un secondo, ciccio. Non vedo la tua barra... Avete rotto... è partito via verso l'infinito e oltre. Catturato? E catturato anche Menasting. Perfetto, che ha delle caratteristiche un po' negative, ma almeno è un PAL nuovo. Ok, direi che abbiamo corso abbastanza rischi. Possiamo ritornare in un secondo momento. Nei commenti mi avete detto che ci sono tre di queste isole e ognuna di esse varia a seconda della difficoltà e della tipologia di PAL che possiamo incontrare.
La rottura di scatole che ovviamente, essendo una sorta di santuario di PAL, non c'ha il teletrasportatore. Ma vabbè, il primo è letteralmente... Dove boia? È letteralmente a 45 secondi, un minuto al massimo di distanza. E come ho detto su Zaku, sarà un pochettino lentino. Però non consuma neanche troppa stamina, quindi posso percorrere maggiori distanze. O magari ne riusciamo a trovare uno più potente, eh? Un telone può sempre sperare. E sì, vedete, quest'isola io l'ho già vista... Aspetta, la zona iniziale era questa. Direi che fosse più o meno qua, se dovessi ipotizzare. Qui sarà magari quella più deboluccia, quella di PAL di livello più basso. Signori, io direi che anche per questo episodio ci possiamo fermare qua. Nel prossimo ovviamente controlleremo le statistiche dei nuovi PAL. Sono veramente curioso di metterli alla prova sul campo. Potrebbero essere veramente molto utili all'interno delle nostre basi. E ovviamente magari proviamo anche ad assaltare l'altra riserva naturale, tanto prima o poi mi sgamano e siamo stati non sculati di più. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace o vi faccio dare la caccia dal WWF e noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!